Dunque, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Alien Isolation. Ma ho visto qualcuno, non lo so. Comunque, dobbiamo dirigerci verso la torre Shimed. C'era qualcuno ferito, forse? Non mi ricordo. Comunque, l'episodio scorso principalmente abbiamo incontrato lo xenomorfo, il Mister Alien. Ma io vado di qua. Rispetto agli altri passeggeri, non lasciare i rifiuti in giro. Sì, rispetto. Ecco, sei di qua. Perfetto. Ok. Sì, abbiamo raccolto un bel po' di cose, qualche progettino, abbiamo qualche arma nuova, però dobbiamo, insomma, andarci piano. La Samuel Taylor. Stiamo bassi. Ah, eccolo. Stazione al servizio del centro medico San Cristobal e della Simpson Synthetics. Ripley? È Ripley? Sì, mi vedi? Hai anche gli occhiali. Beh, che sei ferita. Cerca di riposare, Taylor. Come sta? Ha bisogno di cure. Il centro medico è qui vicino, ma non volevo lasciarla sola. Vado a cercare qualcosa. Vedo cosa trovo. Tu resta con lei. Cercherò di riparare l'amplificatore. E se questa creatura salta fuori? Nascondetevi. Violazione di sicurezza individuata. Il sistema di transito è interrotto per ordine di Apollo. Disabilitato, anzi, ha disabilitato la navetta. Resta con me, Taylor. Ripley sta cercando aiuto. Vabbè. Devo sempre fare tutto io, ok. Centro medico San Cristobal. Qua c'è un salvataggio. E salviamo noi. Io salvare sempre. Non c'è tempo da perdere, Ripley. Di qua dove si va? Ripristina corrente. Portello bloccato. Niente, sì. Vicolo cieco, keep out, poi tra l'altro. Già. Vabbè. Andiamo di là. Io avevo kit medico, razzo, cassa acustica, bomba fumogena, granata flash, granata MP, revolver. Sì, abbiamo usato un po' di colpi per ammazzare due androidi. Vabbè, più che altro l'ho fatto per provare a vedere. Aspetta, ah, ok. Prova a vedere quanto ci voleva ad ammazzare un androide. Ci vuole tanto, quindi non conviene ammazzarli. Forse che veniamo a ammazzare solo gli umani. C'è nessuno? Ah, la mappa. Ok, abbiamo la mappa dell'area. Sigson Sin, stazione delle navette, la Sigson Synthetics. Alla, no, al centro medico di San Cristobal. Ok, vabbè. Munizioni e revolver, bene. Ah, per ricaricare bisogna tenere premuto. Ok. Ah. Lì c'è uno, ma tanto è bloccato. Eh sì. Anzi, uno, due, tre sono, ma tanto appunto è bloccato, quindi non possono farmi niente.
Che si alzano le par... Mi serve un medico, capito? Mi serve... Non ti sento, aspetta. Ma chi è? Forse qualcuno mi sta guardando. Aspetto l'ascensore. Ci si può fidare? Avanti, forza. Non c'è tempo da perdere. Pezzi di metà, aspetta. Portello bloccato. Entrata per lo staff medico. Siamo sicuri? Si assicuro? Dov'è? Lascia perdere il portello. Gli ufficiali hanno sigillato tutto. Usa il condotto. Aspetta, io guardo. Torcia ioni necessaria. Mi sta osservando. Io guardo in giro. Batterie per la torcia, limite raggiunto. In effetti la torcia non la uso mai. Accendo appena appena ogni tanto. Bisogna risparmiare. Chiudo il condotto dietro di te, per sicurezza. O mi stai chiudendo in trappola? Bisogna risparmiare. Per quando è davvero buio, tipo adesso. Però l'accendo e la spengo. Ok. Attenzione. Orario di visita. Qua va giù subito la batteria. Cristina corrente. C'è un salvataggio in lontananza. Aggiorna mappa, dove mi trovo? Qui. Tessera d'accesso richiesta. Non siamo nelle migliori condizioni. Bene. Sì, l'ho notato. Ecco, lì c'è un salvataggio. Nemici vicini, ok. Ma tipo questo, il nemico è quello che mi parla. Sono Coleman. Ripley. Devo trovare un medico. Sono un medico. Una mia amica ha bisogno di aiuto, di attrezzature sanitarie. Anche io. Non è rimasto niente su questo piano. Ma c'è ancora molto di sotto nell'ambulatorio dell'ospedale. Come ci arriviamo? Sì. Ti sembra che io possa esserne in grado? Mi serve il tuo aiuto e a te serve il mio. Trova il codice d'accesso per l'ascensore di servizio e scenderò con te all'ospedale, ok? Codice d'accesso? Sì. Posso dirigerti da qui. Morley o Lingard potrebbero aver avuto il codice nuovo. Dovresti provare all'ufficio di Morley. Strano, uno affidabile. Etanolo, limite raggiunto. Posso creare qualcosa? Con l'etanolo potevo creare. No. Aspetta, la bomba fumogena forse. Sì. Sì, facciamo la bomba fumogena. Ok. Adesso lo posso prendere. Allora, qua c'è un condotto. Pulsante d'emergenza. Ah. Ok. Ma c'era anche su dove c'erano altre porte, perché non ci ho fatto caso, ci ho fatto caso solo adesso. Però io andrei nel condotto prima.
Segnalava nemici vicini. Che è questo? Ah no, non si può interagire. Pezzi di metallo. Un po' di limite raggiunto. Sensore. Badge. Dove sono? Qua, sala accertamenti. Ufficio di là. La mappa. Aspetta, poi posso creare kit medico. No, iniettore combi. Ah, creiamo un kit medico, va. Cos'era il comp B? Esatto. Esatto, la mappa l'ho aggiornata, va bene. Ah, forse sblocchiamo una porta. Dove sono? Sono tornato. Ah, dove c'è il salvataggio, sì. Va bene, sono andato indietro. Ok, quindi dobbiamo andare di qua. Segnalava nemici vicini. Madonna. Qui c'è un altro condotto. Non è segnato, io lo prenderei. Forza. Lavoro di squadra, eh? Andrà a vantaggio di entrambi. Secondo me nei condotti troveremo solo l'alien. Penso che gli androidi o gli umani ci entrino. L'area in cui ti trovi era riservata ai pazienti più instabili, quelli con problemi ad adattarsi nello spazio. Dimmi solo dove devo andare. Casi tragici. Non preoccuparti, sono andati da un pezzo. Siamo sicuri? C'è nessuno. Sono qua. Nessuno. Qua non vedo condotti, quindi l'alien non può scendere. Ah, devo andare di qua. Sì, devo andare di qua. Allora aspetta un attimo. Mi fare un giro prima. Poi magari. No, no, non di là. Mi fai guardare? Come c'è accesso richiesto? Ok. È una splendida giornata estiva. Casi davvero tragici. Quando si trova lontana dai ritmi scanditi dalla terra, dall'alba e dal tramonto, la mente tende a vagare. Casi tragici. Ma Morley sprecava troppo tempo a coccolarli. Non sarebbero mai dovuti venire qui. E nemmeno noi. In effetti, se uno non sta bene allo spazio, magari non imbarcarlo. C'è un altro salvataggio. Ok. Qua. Questa. Mi piace molto essere lasciato all'oscuro, Morley, hai capito? Oggi volevo usare l'ambulatorio e ho scoperto di non poter entrare. Non posso svolgere i miei doveri se tu e Lingard continuate ad agire alle mie spalle. Ho dei pazienti che avranno bisogno di quei medicinali, soprattutto ora che la situazione è così precaria. Non voglio questo posto era così promettente quando sono arrivato. È una tragedia.
uno spreco del mio talento. E per la cronaca, non ho nessun problema. Coleman, passo e chiudo. Se evitavi di parlare sopra te stesso, magari. Qua non mi segna nemici vicini, però. Perché me l'ha segnato prima? Perché forse lui è un nemico? Il nostro dottore che si sta servendo di noi, poi quando non ne avrà più bisogno ci colpirà alle spalle. Beh, di là c'era qualcuno. Anzi, c'è qualcuno. Una gabbia per i matti. Aggiorna mappa. Ricablaggio. Video attivo, impianto antincendio, illuminazione. Impianto antincendio. Lascia illuminazione. Ah. Ecco, video così lui non mi vede più praticamente. Razzo limite raggiunto. Invece no. Continua a vedermi. Allora, video a cos'è riferito? A parte che è temporanea la cosa comunque, no? No. Illuminazione attivo. Scusa, Teoria video no. Per tanto qua non si apre. Vabbè, qua non vedo nulla. Niente, non è che c'è uno dentro. Allora, qua abbiamo visto. Adesso direi sì, possiamo. Sala sedazione. Possiamo tornare indietro. Ok. Io controllo senza. Senza entrare. Ma a parte che. No, c'era del sangue. Codice d'accesso richiesto. Ah, ecco, sì, era qua, ok. No, dicevo, non c'è più il cadavere. Andiamo a posto. Siamo a posto. Ci sono pure gli zombie. Cioè. Aspetta. Ok. Di qua. Tello bloccato. Dispositivo non valido. Ok, di qua sì. Questo e questo. Ci sei? Questo è l'ufficio di Morley. Il codice d'accesso dovrebbe essere lì intorno. Sarà nel computer. Comp B limite massimo. Accedi al terminale. Pochi farmaci. Dottoressa Lingaro. No, Lingard. Ci servono altre scorte di stimolanti dell'umore. Quassù. Ne sono rimasti pochi. E ci si mette anche Kalman, che li distribuisce come caramelle.
Secondo i registri è andato all'ambulatorio 16 volte questa settimana. Dobbiamo iniziare a razionare i medicinali. La gente di Sevastopol ne avrà sempre più bisogno man mano che ci avviciniamo alla chiusura. Puoi parlare con calma e capire dove sono finite le medicine? Errore. Ok. Quarantena. Hai trovato il codice di accesso? Allora, ci servirà anche la tessera d'accesso. Morley la portava sempre con sé. Trovalo. Potevi dirmelo prima, magari è uno di quei cadaveri che ho visto. Violazione di quarantena nel centro medico. Attenzione. Rilassati. Violazione sto solo di quarantena cercando di scoprire cos'è. Tu concentrati sulla tessera d'accesso. Cazzo. Mica arriveranno gli androidi. Comunque io starei leggendo, Riservato ai dirigenti, centro medico San Cristobal, quarantena attiva, l'ingresso al piano di primo intervento è ora riservato agli ufficiali, allo staff della direzione. Codice accesso universale 1702. Il sistema analizza le potenziali violazioni di quarantena ogni 15 minuti. Avamposto del progresso. Popolazione inquieta, nel bene e nel male, detto di essere in possesso di armi, ci ha seguiti nello spazio coloniale. Sono soli, vulnerabili e lontani anni luce dalla legge. Chi potrebbe mai negare ai nostri viaggiatori la possibilità di difendere se stessi, le navi e le loro famiglie? L'altro lato della medaglia è Sevastopol, dove i crimini d'arma da fuoco dilagano. Tutti girano in tondo senza meta, in un angolo nascosto dello spazio, sono depressi e afflitti. Chi ha potuto permettersi di andarsene l'ha fatto anni fa, abbandonando amici e vicini tra negozi vuoti, strutture scricchiolanti e sogni dimenticati del boom economico nello spazio. La gente di Sevastopol si sente ingannata, è stata invogliata da compagnie che hanno rifiutato di ammettere che la bolla dello spazio stava per scoppiare, è arrabbiata, disperata e sempre più divisa. I recenti giri di vite degli ufficiali coloniali sul mercato nero hanno aumentato il risentimento. Ogni giorno sembra che la stazione si avvicini sempre più alla caduta libera. Audio errore e qua niente. Trova la tessera d'accesso, dottor Morley. Qua abbiamo comp B. Ovviamente dovrò. Ah, ma che me lo dice? È lì. Sì, ma adesso devo andare lì, ma succederà qualcosa. Magari arriva Alien. O gli androidi. Comunque. Il comp B è al massimo. Iniettore. Sì, facciamone un altro, va. Kit medici possono sempre ovviamente tornare utili. Te pareva, c'è sempre qualche problema. Però io non... Ah sì, va che ci sono i condotti. Porca di quella vacca. Non l'avevo... Eccolo. Aspetta, vediamo dove va. Dai, vai, vai. Ecco, bravo, bravissimo. Vai di là, perché secondo me di là c'è qualcosa di interessante. Bravo. Ok. Sarola. Madonna, che passi pesanti. Era 17.02. Ok. Meno male me lo sono ricordato. Sta arrivando.
Lo so che sta arrivando. Dove vado? Eh sì. C'è un armadietto qui. Porca vacca. Mazzarola. Il fatto è che nell'armadietto... Ok. No, non mi piace molto come nascondiglio, perché non... Cioè, ma con tutti i luoghi, proprio qui devi venire. Spero vada via. Aspetta, mappa, va. Grazie. Tutta la alloggi dello staff, però forse dovrei esserci, in teoria. Ah, no, no. Ah, sì. Cioè, no, non è tutta l'area, ok. Penso, forse ci sono, forse. Il problema è... io lo sento. Si sentono i passi, Meno male ce li ha pesanti, in effetti. Però non vedo la porta, purtroppo. Usciamo. Aspetta. Dio santissima. Te ne vai? Oddio. Ma era lì. Ma perché non si sente il suono? Morli. Ma perché non si sente? Carica salvataggio. È solo che adesso dove mi fa rifare? Da dove ho salvato? Quindi... Esatto, devo ritrovare l'ufficio. Ok. Però era sulla porta. Quanto cavolo è stato veloce. A parte che non si è neanche sentito. Però... Vabbè. Ritorno all'ufficio e ho fatto tutto il giretto. Allora, sapete cosa faccio? Allora, rifaccio il giretto. Prima di andare nell'ufficio a scoprire il codice, risalvo. Così almeno non mi devo rifare il giretto. Ok. Oh. Allora, ho chiuso la porta, in teoria non può entrare. A meno che non ci sia qualche condotto. Sì, c'è qualche condotto. Porca. Allora, senti, io per sicurezza... Qua era giusto, io vado qui. Ma perché ha aperto? No, ha aperto la porta. Ma ha fatto, scusa, Portello bloccato, come ha fatto ad aprirla? Vuol dire che sono a tempo? Fatto il giro. Maledetto. Beh, almeno di qua. Sì, sono a tempo. Ma poi. Aspetta, scusi, Cioè, ma che pulsante d'emergenza è? Sì, ma io non posso cercare con questo qua in giro.
limite raggiunto. Cioè, A26, C21, A29, dottor Morley. Eccolo là. Vieni di qua. Non hai motivo, non faccio nessun rumore. Cioè che poi il baccano lo fa lui, cioè. Madonna, io c'ho paura. Mi devo togliere di qua. Aspetta, abbiamo il sensore. Effetti. Cioè, che sistema del Minga, voglio dire. Cioè. Scusa, se io premo la porta rimane bloccata fin quando non ripremo. Questa è la logica. Che cavolo. Salve. Io chiudo, Ok. Ricerca. No, viene qua. Eccolo. Sì, ma non muovere la telecamera, te. Ma io sono dove? Qui. Ah, vedi, a tutt'altra parte devo andare. Cioè di là. Beh, no, non riesco. Non me la sento proprio di esplorare con questo qua. Cioè, adesso io devo passare. Aspetta. Aspetta, Cioè, hai sentito la sedia? Che ho toccato la sedia? È una coda bella lunga, te. Aspetta. Andarti qua. Là in fondo. Qua ci si può nascondere. Secondo me sti oggetti se li è qui hai passato, porca vacca, perché dove sono andato a mettermi, Pensavo che passava davanti. Cioè sto sudando, E che cavolo però. No, è di là.
Ah, posso andare sotto tutto. Mica siamo delle boh, elastici. Io devo. Ah, è molto vicino. Però non vorrei facesse rumore sto coso, eh. Ma fide, sembra vicinissimo. Comunque devo andare di là. Devo andare di là. Dritto di lì. E porca vacca. Guarda la codina. Di qua, aspetta. Di qua. C'è un condotto. Piano. Vedere. No. Oh, spero che temporaneamente. Aspetta, che stanza era? Pausa. Un attimo. La stanza era. No, A21, no, A19, no. Che cavolo di stanza è, non mi ricordo più. L'ho letto prima. Vabbè, senti. Cos'è questo? Fuori uso. Ecco, va che è aperto. Maledizione. Ah, però ci sa, c'ha altri accessi. Forse non è l'unico accesso questo. Non lo so, però ora che cerco. Ci sono due cadaveri. Eccola. Trovata. Due palle però. Cavolo. Non ha il coso d'emergenza. Sta porta. Sì che ce l'ha. Che cavolo, un attimo. Sistema d'allarme. Ah. Sì. Attivalo. Bravo, vai a vedere. Ok, lì però. Ah, il portello era bloccato, ma. Chiudi, 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 chiudi. Scusa. Vabbè, ma dura pochissimo, cos'è? Ah no, ok, no, è rosso, la porta è rossa, ok. Aspetta, eh. Vai là. Vieni tu.
Non c'è. Ok. Io me ne vado. Sì, lo so che lì c'era un computer. Sì, ma... cioè, non si può... non posso stare a guardare con quello lì in giro. Aspetta, che adesso non mi ricordo la strada. Tutta dritta. Vado al salvataggio. Vado al salvataggio, devo andare al salvataggio. Così almeno posso rifare senza dover rifare tutto. Ok. Chiudi la porta. Ok, aspetta. Lui è lì. Vado nel condotto. Ora ripremi, apri la porta. Vai. Ok. Chiudi la porta. Perché non funziona? Chiudi la porta? Dannazione, Pullman, sapevi che quella cosa era lì? Non dire così, pensavo potesse essere lì, è diverso. Ora dammi il codice. 1702, ok? Ora scendiamo all'ambulatorio. Certo, una promessa è una promessa. Mi dispiace per averti messo in questa situazione. Passo nell'altra stanza per inserire il codice e preparare l'ascensore. Poi potremo usare la tessera d'accesso e farlo scendere. Vabbè. Ok. Forse qua non viene. Dove è andato? Mi salvo ancora io, Nemici vicini, vabbè. Ok. Ecco. Raccolgo le mie cose e poi potremo andare. Io so che fine fai tu. Guardalo lì, condotto in alto. No? Ah! Ecco. Vabbè, ora ha mangiato, no? Quindi sta, è a posto. Cioè. Vabbè, aspetta, via. Mi alzo e vado. Usa. Ah, vai però. Oh. Mamma mia. Bello pesante. Come troppo. Ah, sì. Però peccato che, appunto, cioè, essendoci lui. Eccolo, adesso mi ha seguito, ovviamente mi ha seguito. Essendoci lui non puoi esplorare come vuoi, cioè come ti piace, come ci piacerebbe a noi, insomma, mi piacerebbe a me. Vabbè, ho salvato e troviamo sto kit medico.